Buongiorno ragazzuoli, oggi è un nuovo giorno, questo è il mio canale, per chi non si fosse ancora iscritto si iscriva, per chi è iscritto rimanga con me perché usciranno sempre e comunque nei video, ormai la intro del canale e non ne voglio sapere nulla. Comunque oggi cosa andiamo a fare? Andiamo a fare la reaction, no perché noi siamo più fighi, noi siamo a un livello superiore dei pesciotti al nuovo mangime. Oggi andiamo a fare la reaction al mangime Ambrosia, che dal costo di 5 euro Artemia Salina, anche se le ho prese anche come cisti d'Artemia da far schiudere. Qui è quello che c'è scritto dietro. Ragazzi, fate un blocco immagine per leggervelo. Devo raccolto per mantenere inalterato il sapore, poi non utilizzare il cacchio. È impossibile che mantenga inalterato il valore nutrizionale, figlio mio. alimento ricco di proteine. Made in UK. Ah, lo fanno in Inghilterra, è Rascal. L'ho visto, ho detto sì, la vaia. Infatti questo è il contenuto. Io di solito comunque prendo e lo metto in queste bustine, perché queste bustine sono chiuse ermeticamente rispetto a queste cose qua, che quando apri e chiudi il mangime fa una brutta fine. Comunque, messo da parte questo dell'Ambrosia, la marca è derivante dall'Ascol, Ascol che c'è scritto sotto, l'acquario facile, sì, simpatici, teste di cacchio. Comunque, andiamo a prendere un paio di questi, perché sono veramente tanti, sono. Vedete com'è facile richiudere e aprire queste confezioni qui. Per chi le volesse, queste bustine sono su eBay, su subito.it, su AliExpress, ve ne danno a quintali e vi danno anche, penso, qualche loro parente con le buste, perché ve le fanno pagare un nulla e quando loro vendono queste cose all'ingrosso prendetele, sono ottime. Adesso lui va via, vai via, sì, vado via. Adesso con queste due pallotte qua, allora, andiamo a number one. Andiamo con lo zoom. Grazie amore per la videocamera, lo dico sempre. Vediamo come pappano i maialotti. Oh, ok, andiamo a... Mamma mia, guardate là. I piragna cosa. Benny, finisci di andare a chiamare il cane del vicino e comincia a fare perché ti vuoi sentire figo? Basta, mangia di croccantoni. Oh, ok. Scusate il mio cagno che ha queste crisi di patatosità. Osserviamo il mangime, allora è parecchio apprezzato da quello che vedo, è molto 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 apprezzato. Moltissimi lo sciolgono prima nel bicchiere con l'acqua e poi lo somministrano, perché è veramente tanto. Però visto che i miei pesciotti sono veramente tanti, un paio di cubetti vanno più che bene. Adesso se io... guardate quanto sono bellini con le livree. Dovete stare fermi, è un casino seguirvi. Mannaggia. Ok, tiriamo il secondo. Andate! Attaccate! Attaccate! Ecco, mo attaccano il secondo pezzetto. Sembra una guerra di patatini. Aspettate che faccio uno zoom. Guardate quanti ne sono! E ne ho tolti 80, ne ho tolti. Ma come si fa? Ne dovrei vendere minimo un'altra ottantina. Mo vedo un po' la prossima settimana se qualche altro negozio li vuole. Perché ho rifornito ben due negozi. Sì, due. Io sono andato prima mattina, oltre che avere i neuroni tra il suicidio e la voglia di non vivere, la voglia praticamente di non svegliarsi, me ne esco anche con queste cose. Comunque vediamo un po', ci stiamo facendo un piccolo calcolo sui guppi che ho e quanto ci mettono a far fuori uno di questi cosi, e ci viene più o meno 4 minuti e 11. Guarda che bellini. L'altro comunque se lo faranno fuori presto. L'acqua gliel'ho cambiata ieri, guarda quanto sono belli. Infatti sono molto molto carignosi, guarda quanto sono bellini, guarda. E c'è facciacini, e facciacioni, guarda sono belloni, guarda sono patati. Non voglio di prenderli, di spremizzarli vicino alle guanciotte, fare così, ragazzi. Vieni qua guppona, vieni, vieni, ti spremizzo le... No, va fuori fuoco. Non mi metterò a fuoco le dita? Ok, lo smetto. Ok, allora, quinto minuto chiudiamo, ragazzoli, così non vi tengo troppo
fissi su questa cosa. Comunque è sempre meglio metterne un paio perché col primo si saziano, col secondo invece cominciano a prendere e diffondere un po' dappertutto l'artemia, così anche i più piccoli appena nati possono mangiucchiare. Oppure va anche sul fondo e sul fondo c'è un'altra roba tipo caridine, ancistrus. Poi gli ancistrus li do a mangiare dopo perché questi sono tipo del terzo mondo, devono mangiare e sfondarsi ogni volta che gli metto qualcosa perché no, non sono contenti. Poi l'ancistrus sotto ci devo mettere a mangiare quando spengo un po' le luci perché sennò non mangia niente. E ricordatevi che non esistono i pesci pulitori, non esistono i pesci operatori ecologici, dovete dargli sempre da mangiare, ogni pesciotto ha bisogno di mangiare a modo suo. Ok, io adesso prendo e chiudo, vi auguro una buona giornata, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao belli e link in descrizione e mettete like al video, non vi dimenticate.